Alla fine non ci sono più ostacoli, almeno dal punto di vista degli sgomberi, degli inquilini per la realizzazione della Scuola Nazionale dei Vigili del Fuoco a Sassa, nell'area del nucleo industriale. Questa è la location che è stata individuata dal comune per realizzarvi il centro di formazione per i vigili, che è un intervento proposto nell'ambito del PNRR. Un'opportunità enorme per la città dell'Aquila e accolta da tutti con soddisfazione, ma gli inquilini hanno resistito non poco per non dover cambiare alloggio per l'ennesima volta dopo tanti traslochi del doposisma. Gli inquilini, alla fine. Tutti hanno ceduto alla volontà del comune accettando i trasferimenti. Alcuni hanno resistito sino all'ultimo ma ieri anche l'ultima signora, che non aveva accettato diverse proposte di cambio alloggio, ha riconsegnato le chiavi al comune e andrà in una casa del progetto Case di Coppito di uguale metratura. Ad agosto si ricorderà, erano arrivate le lettere ai condomini che imponevano il cambio alloggio per realizzare nel nucleo del progetto Case di Sassa la scuola nazionale dei vigili. Da lì alcuni hanno intrapreso una lunga battaglia contro il trasferimento, supportati anche dal comitato di Antonio Perrotti, che ha sempre contestato la realizzazione della scuola in una zona definita alluvionale e c'è anche un esposto in merito. L'assessore al patrimonio. Vito Colonna ha ricordato che gli uffici hanno lavorato in modo importante per cercare di accontentare tutti gli inquilini. I problemi ci sono stati perché molti hanno rifiutato diverse volte le cose proposte. Ma il disagio della gente il fastidio è più che comprensibile. Come è chiaro che l'Aquila non può rinunciare a questa grandissima opportunità. Colonna ha spiegato che ora le chiavi sono state riconsegnate, le piastre sono tutte libere, forse con qualche residuo di trasloco in corso. Sono state però già staccate utenze e ascensori. Si vedrà, però, come andrà a finire per quel che riguarda. Riguarda il discorso sulle contrarietà alla zona dove sarà ubicata la scuola del comitato di Perrotti. Intanto lo scoglio dei trasferimenti, che sino a qualche mese fa sembrava insormontabile, tutto sommato si è risolto, mettendosi d'accordo, non senza polemiche.